Siamo avanti, ma l'America non sta mollando. Eccoli qua. Siamo davanti bene, siamo davanti più di una barca. Dai che vinciamo, ragazzi, non è possibile. Dai, Laziana! Secondo per ognuno una dedica che regaliamo a chi volete voi, a cominciare da Agoletto. A tutti i ragazzi con cui abbiamo fatto la selezione per salire su questa barca e comunque stanno dietro noi e ci hanno aiutato a essere così forti. Signore? Va bene anche quello che ha detto Luca, infatti, non dimenticare veramente, cioè, i pionieri della TAP di roaming. E poi tutti i familiari, tutti gli amici che sono stati veramente a fianco. Il giovane Franzetti, timoniere, che per una volta si infila in mezzo, anche non è l'ultimo. Amici, familiari e a persone con disabilità, affinché possano avere un incentivo, per provare questo sport, perché veramente dà tanto. Nell'ordine siete già microfonate, Saccocci, Protopapa. Allora, io dedicherei questa vittoria a tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, 4 anni da quando io ho cominciato a fare canottaggio. E niente, vorrei dire tante cose, ma come ha detto Alessandro, per me è tanto, tanto importante comunicare ai bambini che esistono tanti sport che possono essere tranquillamente praticati anche se disabili. Ecco, io vorrei dedicare questa vittoria a tutti i bambini che hanno delle disabilità e vorrei invitarli a seguire tutto quello che sta avvenendo a Pechino e di pensare. Non c'è un nome solo, c'è un mondo nel tuo cuore, però, assolutamente. Protopapa. Guarda, io ho una famiglia, un circolo e il gruppo Amassicurazioni che oggi ha remato con me, quindi non gliela dedico la vittoria perché loro stavano veramente in barca con me e senza di loro io non ero qua. E invece questa vittoria la dedico a tutte quelle persone che pensano e hanno anche ragione di pensarlo per delle disabilità, che di non potercela fare. Ed è, a volte è giusto essere vittime di se stesse perché è uno sfogo, però se si riesce ad andare oltre il mondo ti si riapre e scopri veramente tanto, cioè non rimpiangi più neanche un incidente.